Non ho sentito che cosa ha detto. Ma tu, c'è? L'ha detto io, l'ha detto Silvia. Silvia, che cosa sta donna. No, voglio vedere la televisione. Che cazzo. Che hai detto? No, niente. Che ci stanno solo quelli che pendono, e c'ha ragione. Di Debbie, voglio vedere la televisione. Dai, Luca. Leva da Duca. Via! Togli le mani! Questi che pendono! Fammelo tirare! Che tiri? Luca, ti togli! Giusto quelli! Silvia! Questi pendono! Ho capito, ma tu per toccare i lacci... Ti togli davanti! Diamoci una regolata! Diamoci una regolata! Guarda Luca, allora hai preso tutta quella carta igienica, adesso la riprendi e la rimetti a posto dove stava. Ma che maniera omogenea! Maniera omogenea, capito? Non ho capito che cosa è. Che devi prendere tutta la carta igienica. E la rimetti dove dovrebbe stare. Oh. Guarda che ti tiro un cazzotto. È bagnato per terra. C'è in faccia tua. Che devo fare? Non, tutta la carta non mi interessa. Non esce mai di casa, Maria. Non so uno che va in giro. Non esce mai di casa. A parte che mi è accaduto questo. Ciao. Levati dalle... Sgrede simpatico quando fa così. Chi? Lui. Sì, infatti. Luca, levati dalle scale. Ti credi simpatico? Non ho capito che hai detto. Non sei simpatico per niente. Ti credi simpatico quando fai così? Non sei simpatico per niente. Non ho capito. Ti credi simpatico quando fai così? Non sei simpatico per niente. Guarda come ti credi simpatico? Non sei simpatico per niente. Non ho capito che hai detto. Ti credi simpatico? Non sei simpatico per niente. Ti credi simpatico? Non sei simpatico per niente. Brava, amore. Ma te lo dico io! Gli ha detto che non hai mai voluto una ragazza in vita tua. Ah raga, dai! Dome, lascialo perdere, sennò continua! Dio mio! Ce l'hai un po' gonfio, però. Ora questo. Dai Luca, sono allergica alla polvere, posso dare tutta la polvere. Allora andatevene a casa. Vattene a casa tu invece di rompi i coglioni. A casa tu invece di noi, scusa. Aio! A me è scemo! Capito? Hai capito che a me le mani non me le alzi? Silvia che c'entra. Una giaga! Ci sta ancora qua, sta giornale. What a... In questo modo ho piacere o un po' piacere, sono affari suoi, non lo so, io non lo capisco, non lo dovrebbero capire neanche i ragazzi, e invece stanno sempre qua, stanno sempre qua. Ciao Gianni. Devo rimanere qua e gli dirò alla fine, vedi perché se ne va adesso. Perché così fa più scena già. No, lei ha comunque, volendo, ha anche motivi, dice da tu, si è comportato male, ti dico di no, quindi potrebbe rimanere qua se non interessa per i motivi, no? Lei secondo me ama fare la vittima perché in televisione lei ha capito che si può diventare. Sei brutto. Un palloncino. Mi sono male proprio di così. No, va bene. Me li devo tagliare? Fammi le sigarette. Demente. Guarda che mi ha fatto Luca, mi ha buttato addosso tutto il tè. Perché non c'ero io. Quando il gatto non c'è, I topi rompono. C'è qualcuno in bagno adesso? No. Io devo andare in bagno. Devo passare la piastra? Ah, non te la sei passata, solo il phon? Ma forse un po' su qua. No, qua non mi sono passato il phon. Un po' di piastra. Mi devo passare la piastra, mi devo mettere la crema, mi devi fare sopracciglia. Hai detto forse che dopo andiamo a provare, Luca.
Hai scritto fidanzata? Ah! Non te lo dico. Hai scritto no? Rispondi. Mi dica, ha scritto sì. No, devo scrivere un'altra cosa. Tu hai scritto un'altra cosa. Che sei scritto? Tu? Non lo so. Tu? Chiedete al diretto interessato. Così hai scritto? Sì. Oddio, che figura di merda che abbiamo fatto tutti e due. Io scritto non lo so. Tu chiedete al diretto interessato. Poi l'ho scritto. Ma veramente hai scritto di diretto? Sì. Ti dispiace se ti lascio solo che vado in bagno? Vai! Vai a cantare! Vai a cantare! Via! Go Gianni, go, go! Mi ha chiamato? Tanto me ne vado io. C'è una ragazza nuova. Troppo molto. Direttamente da Uomini e Donne, Mario Nunziante. Ciao. Ciao a tutti. Che bella rosa. Che bella rosa! Che bella rosa! Accidenti! Accidenti! Che bella! Ma quanto è bella! Ti piace? Abbastanza bella! E quanti anni hai? Bella! Mazza, parece una 30! Ballerina! Ballerina? Pure! Cristina! Che hai scritto tu, donna ideale? Non ti tengo. Ho scritto Eleonora. No, hai scritto Eleonora. Dai. Dove io, se prima tenevo le ragazze che mi piacevano. Tu che hai scritto? 60, adesso. Donna ideale. Eleonora. Eleonora. C'è una congettura, perché così passa lui per quello che non tiene per la bellezza. Scommettiamo su Eleonora. Oh, pure tu c'hai il ma tu dispensa. Ti metti un po' la coperta, per favore. No. Oh, no, ma scusa, cioè... Ho la sbaglia. Scusa, esce il tipo sui giornali. E certo. Potete cancellare la scritta che ho messo, donna ideale? Che? Veramente ho scritto le nuove. Beva. Se levi quel ginocchio, forse, C'ha scritto. No, sto con la testa lì, ma tanto mi posso di quello che pare. Se non adesso... Eleonora, donna ideale, al testo. Devono capire, devono essere più sportive. Ma chi l'ha scritto? Perché... Mo che fai? Torni indietro a quello che dici? Te, Diana, o te, Alessandra, che simpatico. Se la mia ragazza, se non c'è la mia ragazza, invece della legge Alice, no. Vai Am, raga, ma che fa? Ma che c'entra? Ma là, sono... al massimo si... sto un mese in ospedale. Stavo scherzando. Io non voglio che vanno via. Federico, non sperare che loro vanno via, che queste non se ne vanno neanche quando tu... Anche se tu oggi scegli proprio queste, loro non se ne vanno. Perché tu non sai quali sono i loro obiettivi, tu non hai capito. Maria, io dentro la mia testa, io dentro la mia testa, ho una serie di meccanismi e di cose, ok? Che ho già preventivato. E che palle che siete, ma... Voglio confrontare una persona con un'altra persona. Voglio vedere se una persona mi può far scattare qualcosa. Se loro comunque se Jack, fanno, una parola. Sei buono. Capito? Devo rimettermi a tavolino e organizzare. Gianni, ho tutta la puntata così. Io voglio scegliere il massimo per me. Ok?